Noi in questo momento abbiamo un numero di giocatori giusti per affrontare la prossima stagione. Se qualcuno partirà, qualcun altro arriverà, se no rimarremo come siamo. Ero fino adesso al telefono col dottor Tavana, quindi credo di poter anticipare due cose importanti. La prima è che Abate non dovrà essere operato per la lussazione della spalla, quindi sarà a disposizione sicuramente per il playoff di Champions, mentre Balotelli non ce la fa e domani ritorna in Italia. Assolutamente, poi è molto bello che i due terzini titolari della nazionale siano non solo due giocatori del Milan, ma due giocatori provenienti dal settore giovanile del Milan, perché Abate e De Sciglio, ripeto, hanno queste caratteristiche. Quindi è il Milan come società, è il Milan come centro di formazione di giovani che porta giocatori nazionali, quindi è molto carino. Anche Esciaravi ha solo 20 anni, è già 2 anni che è al Milan, quindi mi sembra che si possa essere soddisfatti. No, ma lui è un 94, quindi giocherà in prima squadra assolutamente. La primavera dell'anno prossimo saranno del 95, poi Vergara resterà con noi, naturalmente è giovane, deve formarsi, ma non lo manderemo in prestito da nessun'altra parte, starà con la prima squadra e io credo che troverà degli spazi anche lui. Esattamente sì, e quindi a questo proposito abbiamo deciso anche Petagna, che starà con la prima squadra fino a quando rientrerà Pazzini, ma di non prestarlo per far giocare la primavera e quindi dare una squadra. Noi dobbiamo assolutamente superare questi playoff e quindi poi fare questo bellissimo campionato primavera delle 32 squadre che fanno il group stage della Coppa.